amici di Via Issagrin, dire che è un onore incontrare qui nel Tempio della Lirica, il luogo simbolo della città, il Teatro Regio, la direttrice Nathalie Stutzman, è poco dire che è un onore. Tra l'altro non è la prima volta che si cimenta qui a Torino con l'orchestra del Teatro Regio, no? Ritorna con... proponendo al pubblico del Teatro Regio dal 17 maggio fino al 26 maggio l'Olandese Volante di Wagner. Ecco, lei è un caso un po' unico, no? nella storia. Intanto è la seconda direttrice d'orchestra al mondo che dirige una grande orchestra in America, la Atlanta Symphony Orchestra, e non soltanto, lei è... ha iniziato come contralto, quindi c'è questa duplice veste, duplice attività, e poi decide di fare dirigere l'orchestra. Ma partiamo con calma. Allora, innanzitutto ritorna a Torino, si trova bene con l'orchestra, con la città, insomma è un ritorno molto gradito, immagino, per lei. Sì, ho la fortuna adesso che io non ritorno se non mi piace. Allora, se sono qui è perché mi è piaciuto il contatto con l'orchestra e io ero molto interessata di conoscere tutto il staff qui, perché è la prima volta che faccio l'opera qui a Torino, e naturalmente la città mi piace molto, solamente che lavoriamo troppo, non ho abbastanza tempo per visitare. Spero che dopo le prime recite forse c'è un po' di tempo. Noi ci auguriamo che lei possa ritornare, tra l'altro con Wagner, che le ha portato anche fortuna, no? Nella direzione dell'orchestra. Lei ha avuto la consacrazione a Bayreuth, no? Sì, con il Tannhäuser, sì, se non sbaglio è stata considerata la migliore direttrice d'orchestra. Ho avuto questo premio del mondo, questo grande premio. Ma è stato difficile però arrivare a questo traguardo, no? Lei molto, l'ha ricordato molto, più volte che intraprendere questa strada... che ha intrapreso tra l'altro di recente, perché lei faceva il contralto, è stata dura, no? Sì, ma io sono d'una famiglia di cantanti, ma ho sempre suonato strumenti, come un bambino, io ero un musicista, non era un cantante, per me era sempre un sogno di dirigere, e adesso è il mio secondo sogno che vivo, e per me è sempre una gioia, e anche che il Wagner era sempre per me... veramente il centro del repertorio d'opera per me, perché tutto viene dell'orchestra. Certo, ma le piacciono le imprese. È molto interessante perché c'è tante cose che sono nell'Olandese Volante, c'è tanti italianità ancora, c'è un modo di per i cantanti, questa canzonetta cavatina un po' con un bel canto, ma la scrittura è completamente altra, che tutto si fa nell'orchestra e i cantanti si posano sull'orchestra, cioè è più sinfonico come scrittura per l'orchestra, per il maestro, e poi c'è i cantanti che vengono qui, e c'è il lavoro sul tedesco, naturalmente ho origine tedesca, sono nata a Parigi, ma ho anche, come si dice, il mio nome Stutzman è di origine tedesca, e per me è un repertorio fantastico. È un'opera considerata di transizione, no? Di Wagner. Sì, allora diciamo, per me è soprattutto un'opera molto emozionante, perché la storia di questo navigatore, penso se dici così, sì, in italiano, è una cosa affascinante, perché c'è l'idea della solitudine, di quello che... Penso che sia un'opera anche molto personale, perché la redenzione dell'uomo grazie alle attraverso l'amore e attraverso la donna è sempre stata una idea molto forte per Wagner, e ovviamente dunque diventa un'opera molto personale. Poi siamo felicissimi di accogliere Nathalie Stutzman, che è una grande direttrice per Wagner, è stata invitata già l'anno scorso a Bayreuth, torna di nuovo quell'estate, ha già progetti futuri di là,
e voglio dire un'ottima riconoscenza e anche un grande segnale di fiducia per Torino. Ed è un cast davvero internazionale. Sì, ma un cast diciamo specializzato nel repertorio di Wagner, anche diciamo con dei cantanti che non hanno ancora fatto questo ruolo, ma siamo veramente convinti che servono sempre dei cantanti diciamo che vanno con il repertorio, e Torino è un teatro internazionale anche se molto italiano come da dovere, ma diciamo quando si fa una opera di questo tipo servono dei cantanti veramente giusti. E poi un allestimento che a me è sempre piaciuto molto, un allestimento che già esiste da un po' di tempo di Lily Decker. È molto scarno, eh? E allora l'interessante è che è molto chiuso soprattutto, sì. Al contrario della idea dell'olandese che lui viaggia, no? E ha un grande significato di questa società un po' chiusa, come chiuso la scena, sì. Da un certo punto di vista si percepisce il mare tramite una pintura tra l'altro bellissima, la scena è molto elegante, dunque c'è l'idea del dentro e del fuori, no? Della permanenza e di quello che viaggia, dunque è molto evocativa, molto poetica. Ecco, poi c'è questa gigantesca porta bianca, che cosa simboleggia? E giustamente il passaggio da un mondo all'altro, poi è molto impressionante visivamente e diciamo serve, abbiamo un teatro grande, serve un allestimento così importante per far vedere i grandi titoli di questo tipo. E poi è la prima volta anche che Wagner sperimenta l'utilizzo dei leitmotiv, no? Che vengono anche assolutamente. Che cosa significa per i non addetti? Ma diciamo, allora, per i non addetti io lo prenderei come ingegno, nel senso, a me un motivo che tocca molto, che fa una impressione forte, e poi quando uno inizia a ascoltarlo, ne diventa addict come veramente e dunque è la grande forza di questa musica e certamente un Wagner molto accessibile per chi non conosce Wagner, e questo motivo è sì veramente emozionante. Molto complesso e impegnativo, sì. Perché c'è appunto l'orchestra, sì. Due cori addirittura, i solisti, è molto, molto difficile. E tra l'altro il lavoro come direttrice cosa comporta? Cioè ci deve essere molta comunicazione, empatia, o anche cosa prevale, il lato cerebrale o quello empatico? Quante ore abbiamo? No, è veramente un lavoro che è difficile da descrivere, c'è tanta differente qualità, aspetti che devi avere, ma credo che primo è un talento, è un istinto, e se non hai l'istinto e il talento per dirigere non deve farlo. E poi noi impariamo tutti i giorni come musicista, no? È una vita dove non si ferma mai. Il fatto di imparare, ma quello è la bellezza di questo, certo, lavoro, no? Lei ha avuto delle difficoltà, ma adesso può dire che finalmente il traguardo è stato raggiunto e ancora però di strada bisogna farne, vero? Qua in Italia come siamo messi rispetto al resto del mondo sotto il profilo del dare spazio insomma alle donne in questo tipo di si parla di un rapporto ancora si comincia molto a cambiare in Italia, mi sembra che c'è più opportunità per le donne con l'opera, ma non con il sinfonico. Allora, forse direzione, non so se i dati sono sempre quelli, si parla di un rapporto 600 uomini, sì. 20 donne, sì, una cosa del niente. Genere. Quindi niente. Sì, sì, si parla molto delle donne, ma infatti se guarda i numeri c'è ancora un lavoro da fare. È solamente da avere la possibilità di provare qualche possiamo fare. Certo, lei che rapporto ha con il fatto di essere popolare, che cosa implica per lei?
molto lavoro, interview, no, scherzo, ma è in generale una fortuna perché mi dà la possibilità di scegliere. Comunque è questo bisogna, più importante. Certo, bisogna avere molta autostima, no? Per arrivare dove è arrivata lei e anche per conservare questo. Sì, ma anche di sempre stare semplice e modesta in fronte della musica, perché non siamo niente, la musica è il miracolo. Lei comunque ritornerà poi quest'estate di nuovo a Bayreuth, no? Sì, il luogo ancora, del delitto. E anche altri progetti con altri anni in Bayreuth. So, adesso è una cosa incredibile, veramente per me era un sogno di fare musica in questo luogo molto speciale con le opere che sono mie favorite. Allora, tra l'altro lei oltretutto si cimenta anche come contralto e in contemporanea dirige, quindi è una cosa piuttosto unica questa. Giusto, è unico, ma adesso non ho più tempo di cantare, ma canto con l'orchestra, canto con il coro, canto con i cantanti, sempre la voce è sempre qui, allora non so, forse un giorno canterò un po'. Ecco, aiuta il fatto di essere una cantante. Sì, lo credo veramente, non solamente in opera, ma perché si può cantare una frase e non c'è bisogno di parlare 10 minuti per descrivere, solamente cantare va bene, capiscono velocissimo così, no? E lei quale pensa che sia la sua cifra che la rende riconoscibile rispetto ad altre interpretazioni? Non posso lo dire io, ma la gente dice che il mio talento è di prendere un pezzo che è molto conosciuto e che si sembra che si sente per la prima volta, perché c'è tutti i dettagli, i colori e tutto questo. Allora, spero che è vero. E noi abbiamo avuto modo di toccare con mano questo. Emozionante, trasversale, variegato, il nuovo programma che è stato presentato proprio in questi giorni, la nuova stagione 2024-2025 del Teatro Regio, è un calendario molto fitto, rivolto un po' a tutte le fasce d'età, e questo molto bello, no? Soprattutto con un occhio di riguardo anche alle generazioni, alle nuove generazioni. Infatti anche il titolo recita la meglio gioventù, no? Ma in base a quali criteri avete allestito questo nuovo cartellone? Allora, già c'è una cosa da dire che mi sembra molto importante, che per noi le stagioni d'opera vanno fatte non a caso, ma vogliamo veramente dare un significato alla stagione e diciamo dare a pensare al pubblico. Siamo qui per emozionare, ma siamo anche qui per dare a pensare. Non che diciamo al pubblico devi pensare così, ma facciamo una proposta. Qui la proposta è centrata sulla giovinezza, sulla gioventù. E io mi ricordo benissimo, e la scelta fu fatta in riferimento al film di Marco Tullio Giordana, un film che veramente ho adorato nel 2003, e che contiene veramente tutta la riflessione che c'è da fare sulla gioventù, diciamo di sapere se questa
certo periodo della vita, un periodo leggero come lo vede Manon, la protagonista delle tre Manon Lescaut, certo, che faremo all'inizio della stagione. È una cosa molto inedita, no? Questa trilogia delle tre Manon declinate da tre autori diversi. No? Assolutamente sì, e siamo molto felici di vedere che diciamo c'è un interesse per questo progetto anche all'estero, da tutti gli appassionati della lirica. Volevamo rimettere il Regio dove era non così tanto tempo fa della scena internazionale, e penso che poco a poco è quello che stiamo facendo. Certo, sono 12 titoli in cartellona, 7 allestimenti nuovi, tra cui quello che ha citato poc'anzi della Manon, della trilogia, che andrà in scena in anteprima, poi si apre invece con 23 novembre con Le nozze di Figaro. Assolutamente, abbiamo cercato diciamo di alternare tra titoli di grande richiama e titoli meno rappresentati. C'è anche una bellissima rarità, per non dire un gioiello, che è l'Hamlet di Ambroise Thomas nella versione per tenore, cosa che non si è mai fatto in forma scenica. L'hanno fatto qualche anno fa a Montpellier in versione di concerto. Siamo molto felici di proporre questo titolo in questa versione al pubblico, perché non si fa mai. È già un titolo forte in sé, ma diciamo avere questa versione non eseguita penso sia di grande interesse. Poi un altro titolo che a me piace tanto è La Dama di Piche di Tchaikovsky, che è un'opera stupenda, veramente musicalmente è una musica che ti prende fin dall'inizio e non puoi più lasciarla. Delle cose di questo tipo sono fantastiche. Poi delle cose molto più conosciute, ma cercando di farle diciamo con un occhio un po' nuovo, notevolmente L'Elisir d'amore, che sarà ambientato in un laboratorio di burattine, una cosa veramente bellissima e molto poetica, una coproduzione con il Teatro Regio di Parma, e un altro titolo molto forte che è il Rigoletto. Poi la conclusione della stagione secondo me sarà di grande interesse con il ritorno di Grégory Kunde, che ci ha regalato nella Juive una prestazione di un livello eccezionale, e che una torna a fare l'Ambre, no? Grande soddisfazione anche per questo e il premio Abbiati, sì, veramente un grande orgoglio per il teatro, devo dire. Lei l'altro anno aveva scelto proprio di aprire, no? la stagione. Sì, volevamo aprirlo con la Juive, che per noi anche qui è una rarità, ma un vero gioiello, e di averlo fatto così e con una qualità che è stata riconosciuta tramite questo premio, e per il teatro un grande orgoglio. Significa tanto, perché il personale del teatro, i dipendenti si impegnano tanto, si sono impegnati tanto a rilanciare il teatro, avere questo risultato così velocemente, sì, è un grande orgoglio e siamo veramente tanto felici. È anche da tenere in conto la politica dei prezzi, proprio per attirare anche sempre più pubblico. Assolutamente. Questo per noi è una cosa veramente valore che avete sempre doverosa, nel senso che io ho sempre pensato che la lirica è un'arte popolare. Purtroppo, avendo dei costi elevati, i prezzi in generale non sono così accessibili. Qui abbiamo voluto veramente dare un segnale forte al pubblico. Significa che il prezzo d'ingresso, il più basso, viene abbassato, perché era al 65 euro, diventa 55, e poi con il ribasso dell'abbonamento può essere anche inferiore a 40 euro a biglietto. E per me un segnale forte per il pubblico, un segnale forte per chi si abbona. Ci sono anche due spettacoli, il ritorno di Bolle and Friends. C'è il ritorno di Bolle come per ogni stagione, siamo molto felici. Poi due titoli classici diciamo per dicembre, La Giselle, che è un titolo del grande repertorio del balletto, che è anche un riferimento alle Vigli che abbiamo appena fatto, perché è la stessa storia che aveva scelto Puccini per questa prima opera che aveva fatto. E poi Lo Scaccianoci, che per me è una bellissima tradizione natalistica, e veramente a questo momento dell'anno ci piace programmare Lo Scaccianoci per fare sognare i bambini delle nuove generazioni, no? Bene, è riuscito rispetto a quando l'ho incontrata, aveva appena iniziato il suo mandato,
a conoscere meglio questa città, entrare un po' nel mood. Lei diceva che è una città un po' dal potenziale inespresso. Ecco, è rimasto di questa idea oppure ha avuto delle sorprese? Ma diciamo, io vedo che in questa città a questo momento c'è una vera dinamica, soprattutto direi a livello culturale, ma anche turistico, su tanti aspetti percepisco veramente la dinamica della città, una città che ho sempre più piacere a conoscere, perché uno poco a poco, anche se la maggior parte del mio tempo è dedicata al teatro, ma diciamo sì, sto diventando sempre più un grande fan di questa città e faccio veramente tanto promozione un po' da tutte parti perché se lo merita assolutamente. Il progetto Manon è anche stato pensato per attrarre delle persone a Torino per fargli vedere la bellezza di questa città. Io ringrazio davvero tantissimo il sovrintendente del Teatro Regio e godiamoci adesso questo splendido spettacolo. Grazie molte, arrivederci. Arrivederci. E da questo luogo così evocativo, così simbolico della nostra città, noi vi salutiamo, come sempre vi diamo appuntamento al prossimo venerdì intorno alle 21, sempre su Sesta Rete, a Via Issagrina. Grazie a tutti per averci seguito fin qui e buona serata a tutti.